Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la purtroppo ben più nota serie Il Trono di Spade, ma dalla quale è stata tratta anche House of the Dragon, quindi ci sono dei miglioramenti. Perché nasce questo canale, mi potrebbe essere chiesto? Già conosciamo la storia di Westeros, mi potreste dire? No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Ciao a tutti! Come vi avevo anticipato, oggi è il video speciale per i 500 iscritti! Questo traguardo per me è molto importante, veramente vale tantissimo. Sono grata a tutti quanti voi che trovate, insomma, il tempo di guardare i miei video, avete tempo di lasciare un commento, di mettervi mi piace e di condividere, insomma, insieme a me una delle passioni che ci accomuna, e questa è una delle cose impagabili. Ho sempre voluto parlare comunque con altre persone a cui piacesse tanto questa saga, quindi vi ringrazio tantissimo per darmi questa opportunità. Grazie, grazie, grazie veramente a tutti per tutti questi iscritti, grazie mille. Allora, oggi per questo speciale ho pensato di parlare di una figura di casa Targaryen, una figura che io, facendo appunto le mie ricerche, mi ha molto molto incuriosito e anche un po' inquietato, perché comunque mi ha aperto gli occhi o comunque mi ha dato l'occasione di pensare a tante domande che effettivamente ancora non hanno risposta e che sicuramente arriveranno con The Winds of Winter e A Dream of Spring, e forse magari qualcosina anche con Blood and Fire, che è il secondo di Fire and Blood. Scoprire qualcosa di più, diciamo, su questi libri è sempre un valore aggiunto per quanto mi riguarda. D'altronde, come dico sempre, in una saga complessa come A Song of Ice and Fire ognuno nota sempre cose diverse, e quindi condividerlo accresce la nostra conoscenza, la conoscenza di tutti quanti, quindi insomma tutto di guadagnato. La figura storica di cui oggi andremo a parlare è quella di Eaera Targaryen. In questo periodo che siamo sotto House of the Dragon, mi sembrava più che giusto parlare, insomma, di un'erede legittima al Trono di Spade. Ma comunque partiamo in ordine. Chi è la principessa Eaera Targaryen? Eaera è una delle figlie gemelle di Aegon e di Rhaena Targaryen. Questo particolare Aegon non è né il conquistatore né Aegon II, ma è un Aegon che passerà alla storia come The Uncrowned, cioè il senza corona. Non so se è stato tradotto così, ma letteralmente il non incoronato. Aegon senza corona era il nipote di Aegon il conquistatore e Rhaenys Targaryen, essendo lui il figlio di Aenys I Targaryen. Vi farò uno schemino perché sennò qua con tutti i nomi uguali ci confondiamo. Prima di parlare di Rhea, trovo che sia abbastanza importante parlare della vita di suo padre, perché ci fa capire come mai sarà lei poi l'erede. Di Aegon abbiamo detto che è il figlio di Aenys. Aenys è colui che è succeduto a Aegon. Questo quindi fa di Aegon The Uncrowned, l'erede di Aenys I. Ma a un certo punto il trono di Aegon The Uncrowned viene usurpato da suo zio Maegor I. Maegor I è il figlio di Aegon il Conquistatore e Visenya Targaryen. Ma come mai questo un giorno si sveglia e usurpa il nipote? Allora, tutto sto casino succede perché Rhaenys, padre di Aegon The Uncrowned, fece molto incazzare Visenya a un certo punto. Durante il matrimonio di Aegon, lui annuncia che l'erede sarebbe stato suo figlio Aegon, e per questo Aegon sarebbe diventato anche il principe di Dragonstone, titolo che fino a quel momento era appartenuto a Maegor. E questo fa incazzare molto Visenya, che infatti se ne andò dalla celebrazione per tornarsene a casa a Dragonstone. Ed ecco perché avere due mogli è un gran casino, perché a un certo punto non si capisce più chi è l'erede di chi, e qualcuno si potrebbe molto incazzare, specie se tua madre è Visenya Targaryen. Però Aenys era proprio bravo, a lui piaceva far incazzare le persone. E infatti che cosa fa? Aenys decide di far sposare suo figlio Aegon con sua figlia Rhaena, quindi fa sposare due dei suoi figli tra fratelli. Questa cosa fa incazzare molto gli uomini della fede dei Sette, che in questo momento qui, insomma, si erano scordati il fatto che Aegon era letteralmente sposato a due delle sue sorelle. Ma sapete qual è il punto? È che adesso Balerion
non è reclamato da nessuno, quindi probabilmente ci fanno meno paura. E la fede dei sette, quindi, è oltraggiata dal fatto che sti due si vogliono sposare. Perché? È vero che è un costume che a Valyria c'era, quindi che magari i Targaryen questa cosa qui la fanno, ok, fino a un certo punto. Ma a Westeros non è comunque un costume, e non è che se tu mi hai conquistato io automaticamente accetterò i tuoi costumi. L'incesto a Westeros non è visto bene, e se tu magari non sei neanche considerato un re forte, cioè è capace che qualcuno si inalbera, si alza contro di te e cerca di mandarti via. Cosa che gli uomini di fede effettivamente fanno. Dopo il matrimonio, Aegon e Rhaena erano partiti per fare il Royal Progress. Il Royal Progress, ne ho già parlato nel video di Rally, ma è praticamente il giro che periodicamente i reali fanno per farsi conoscere o farsi vedere dai lord che governano. In questo caso qui è perché appunto, siccome si sono sposati, fai conoscere la coppia, insomma. Quindi erano partiti per il Royal Progress, ma mentre stavano, diciamo, uscendo da King's Landing, vengono attaccati dal popolo, praticamente. E a un certo punto, le guardie dovettero anche, tipo, trattenere Aegon, perché se voleva buttare, voleva far casino pure lui. Però a mani nude, tranquilli, perché tanto Aegon non aveva reclamato nessun drago a questo punto. L'Alto Septon, però, insomma, che cosa dice? Ci dice, vabbè, questi hanno fatto qualcosa che non mi piace. Il popolo li odia. Aenys non fa paura a nessuno. Sai che ti dico? Io dichiaro che Aenys è un tiranno e che non ha diritto a governarci. Tutti ci crederanno e noi della fede dei sette ci alzeremo, prendiamo noi il comando. E questo, diciamo, a certi livelli succede, perché Aegon e Rhaena, quindi i due sposini, vengono presi dagli uomini della fede e vengono rinchiusi. Intanto Aenys, il re, muore a Dragonstone, e Visenya ne approfitta per far tornare Maegor dall'esilio, perché era in esilio, a Essos, quindi lo fa tornare indietro, così che si possa riprendere il trono. Quando sentono quelli della fede che tenevano in ostaggio Aegon e Rhaena che Maegor stava tornando per riprendere sto trono, praticamente questi lasciano Aegon e Rhaena lì dove stavano e cercano di tornare il più presto possibile a Prato del Re. Questo però lascia alla coppietta il tempo di scappare, e infatti è quello che fanno. Scappano ad ovest e si rifugiano a Casterly Rock, dove il Lord Lannister li accetta tranquillamente. E sarà proprio qui, nel 42 dopo la conquista, che nasceranno le due gemelline Erea e Rella. E non solo quello, perché a Casterly Rock la madre di Aegon, Alyssa Velaryon, incoronerà suo figlio come re. Quindi adesso abbiamo due re che si contendono i paesi. Il punto è che però, nonostante fosse stato incoronato, il nomignolo che comunque affibbiarono ad Aegon fu proprio quella del The Uncrowned. E quindi da qui in poi lo chiameranno così. Poverino, mi fa un sacco di tenerezza. Sì, diciamo che Aegon non era proprio una persona che portava la gente a volerlo seguire. E ben presto le cose si mettono male per lui, visto che Maegor aveva reclamato Balerion, The Black Dread, il drago grossissimo. Qui sono cavoli, nel senso, ormai Maegor è praticamente il più forte. E quindi anche molti degli alleati di Aegon cominciano a cambiare la loro alleanza, quindi mollano Aegon per allearsi con Maegor. Però diciamo che Aegon non è che era, cioè non pensate che fosse scemo, perché quando Maegor lasciò a Prato del Re per recarsi ad Old Town, Aegon e Rhaena si imbucano a King's Landing. Praticamente si fanno tutta questa cosa dove entrano tipo coperti da sacchi di grano, cioè proprio come ti immagini entrare dentro una città di soppiatto, loro fecero proprio quello. E vennero appoggiati da persone che si trovano a Prato del Re, che però non erano fedeli a Maegor. Comunque lo volevano togliere da lì, anche perché comunque Maegor è un terribile, quindi sicuramente non è che ci aveva poi tanti alleati per fiducia, quanto più per paura. Quindi si infiltrano da Prato del Re, ma il loro punto non era quello di prendere il trono. Perché? Perché Maegor ha Balerion, e quindi saremmo durati tipo 2 secondi se questo torna a casa e ci trova qui. No, loro vanno a cercare i draghi che erano rimasti lì a Prato del Re. Quindi Rhaena si ricongiunge al suo di drago, che è Dreamfire. Invece Aegon si lega a Quicksilver, che era il drago
che era appartenuto a suo padre Enis. A questo punto, insomma, la guerra inizia, quindi si cercano alleanze, si cerca di provare il proprio valore e tutto per Aegon si conclude con la battaglia sopra all'isola dei Volti, a Daie, che in originale è chiamata The Battle Beneath the God Eye, dove qui il gigantesco Balerion ucciderà Aegon e Quicksilver. Un momento di silenzio perché comunque è sempre una tragedia quando muore una bestiolina magica. E sì, anche per Aegon. Dopo questo evento, la piccola Erea di manco un anno e sua sorella gemella vengono allontanate dalla madre perché la madre le voleva mettere al sicuro. Però proprio, cioè, per metterle al sicuro, Rena non voleva manco sapere lei dove stavano. Il problema vero è che queste due ragazzine sono finite proprio dall'ultima persona da cui dovevano finire, ossia da Tiana of the Tower, che è Tiana della Torre o Tiana di Pentos, che era la moglie di Maegor. Ma Maegor non aveva solo una moglie, Maegor ha portato, diciamo, la poligamia a livelli proprio atomici, perché Maegor avrà la bellezza di 6 mogli, una delle quali sarà proprio Rena. Perché? Perché facendo leva proprio con le bambine che lui aveva rapito, convince Rena a sposarlo. E però dice anche che lui, finché non avrebbe avuto eredi suoi, la sua erede sarebbe stata Erea. Il che, insomma, posso dire, Maegor ne possiamo dire tante, era veramente un pezzo di merda, ma comunque era progressista, nel senso, ha detto per me non c'è problema, finché non ho io gli eredi, Erea può essere tranquillamente l'erede, quindi... Maegor, dai, insomma, qualcosa di positivo ce l'abbiamo. A questo punto, quindi, se io non mi perdo nessuno nell'albero genealogico dei Targaryen, mi sembra di capire che Rhea sia la prima donna a essere nominata erede al Trono di Spade, togliendo il titolo a... qua... al fratello minore di Aegon, The Uncrowned, che si chiama Jaehaerys Targaryen. Jaehaerys Targaryen comunque aveva degli alleati, era molto giovane perché non aveva ancora raggiunto la maggiore età, cioè era proprio giovane, però aveva dei sostenitori che volevano mettere lui sul trono per togliersi di mezzo Maegor. Anche il popolo cominciò a schierarsi dalla parte di Jaehaerys. Rhaena ne approfittò dei tumulti che c'erano per prendersi le sue bambine, salire sopra Dreamfire e scappare verso suo fratello Jaehaerys, così da potersi unire alla sua causa. Quindi adesso Erea e sua sorella Rella cominciano a crescere e sono proprio identiche, stesso viso, 2 gocce d'acqua, stessi capelli argentati e stessi occhi viola, proprio stile Targaryen. Ma per quanto le due sorelle siano gemelle, cioè siano proprio 2 gocce d'acqua, nel fisico sono diametralmente opposte per quanto riguarda il carattere. Rella era avventurosa, coraggiosa, testarda e anche incontrollabile, dove invece Erea era più timida, ma non solo. La sua natura non era quella esattamente di una grande guerriera. Aveva paura di tutto, secondo quello che ci dice Maestro Bennifer. Aveva paura dei cani, aveva paura dei cavalli, degli uomini con la barba, a quanto pare addirittura di danzare, e aveva paura anche dei draghi. Proprio il suo carattere le fece perdere il trono. Perché dopo la morte di Maegor non si riusciva a capire chi dovesse salire sul trono tra Erea e Jaehaerys. Perché Jaehaerys era il fratello minore del legittimo re precedente, quindi di Aegon, The Uncrowned. Mentre Erea però era la figlia. E proprio questo essere lei la figlia, per molti sosteneva la causa di Erea, cioè nel senso, per molti aveva più diritto lei a diventare regina che Jaehaerys. Chi si mise in mezzo però? Si mise in mezzo sua madre, Rhaena, perché per lei Erea non aveva proprio la spina dorsale o il carattere per sostenere tutto ciò che comporta diventare regina del Trono di Spade. Quindi fa togliere sua figlia come regina e supporta il fratello. Il fratello, ripeto, siccome era molto piccolo, in questo momento la sua erede comunque sarebbe rimasta Erea, perché comunque erano loro due contendenti, finché ovviamente lui non avrebbe avuto suoi figli. Però dopo l'incoronazione di Jaehaerys ad Old Town succede una cosa strana. La mite, sempre spaventata Erea, diventa, raga, una belva, impazzisce, diventa sveglia,
testarda, avventurosa e difficile da gestire. Alcuni dicevano che possedeva il fuoco dentro di lei. L'arcimaestro Gildane la descrive come fiery girl, quindi una ragazza infuocata, e che poi col senno de poi de come va a finire sta storia, cioè l'universo sa essere bastardo delle volte. Però questa descrizione, appunto, avventurosa, testarda, difficile da gestire, non vi ricorda qualcuno? Se siete stati attenti, poco fa ho usato le stesse parole identiche per descrivere la sorella Rella, che guardate un po', qui lei decide di rimanere ad Old Town per diventare una septa. Ma non solo, cioè anche lei ha cambiato il suo atteggiamento, cioè diventa improvvisamente mite, tutta timidina. Questo infatti portò molti, io sicuramente ci credo, a pensare che queste due ragazze si fossero scambiate, se non furono fatte scambiare, perché proprio perché Jerys ancora non era né maggiorenne né aveva messo al mondo dei figli, ovviamente la sua erede sarebbe stata sempre Erea. Ma se Erea de prima ha perso il posto proprio perché non era considerata abbastanza forte per mantenerlo, probabilmente questo scambio, se è avvenuto, è stato fatto perché Rella, il carattere di Rella, era molto più idoneo. E infatti Erea, che potrebbe essere Rella travestita, ma noi la chiameremo Erea perché non c'è certezza di questo scambio, anche se abbastanza palese, però Erea quindi viene portata, cioè segue suo zio Jerys a King's Landing come erede di Jerys. Il fatto di questo scambio non è mai stato né studiato né comprovato, proprio per il fatto che lei era l'erede al trono e insomma, cioè, non ti mettere a rompere i coglioni al re e alla sua erede al trono non è furbo per nessuno. Quindi diciamo che rimane in forze, anche se mi sembra abbastanza palese. Qui la tendenza dei Targaryen a volersi sposare tra di loro, che gli piace tanto a quanto pare, porta però nuovi problemi, perché si scopre che Jerys a un certo punto si sposa in segreto con sua sorella Alysanne. Niente, ce la fanno. E questo però non piacque molto, cioè non piacque assolutamente per niente a colui che fino ad ora era stato il miglior sostenitore, proprio il best sostenitore di Jerys, che infatti era stato colui che era riuscito a farlo mettere poi sul trono, che è questo Lord, non mi ricordo il nome, Lord Rogar Baratheon, che ora, visto che non gli piace sta cosa che ha fatto il re, vuole mettere Erea sul trono. A lui gli piaceva intercambiare le persone, lui dice io so chi è quello che è più adatto, ci penso io. Quindi voleva, il suo piano qual era? Prendere Rhea per portarla a Storm's End, così da poterla crescere in modo che poi dopo poteva togliere il trono a Jerys. Ma quando lui andò nella stanza di Rhea per prenderla, in realtà scoprì che Rhea non era in stanza. Infatti era stata fatta nascondere tra il popolo, e avevano persino anche tinto i capelli di castano per farla nascondere, di modo che non potesse essere portata via. Lord Baratheon proverà anche infatti ad andare a Old Town per prendere Rella e farle confessare che in realtà lei era Erea, ma questo piano comunque fallì. A questo punto Erea non è che è stata portata molto lontano da dove stava prima, perché in realtà è stata fatta nascondere tra il popolo di Approdo del Re. Specie lei si trovava nelle stalle vicino al King's Gate, che praticamente dovrebbe essere tradotto come il cancello del re, è una delle entrate mastodontiche di King's Landing, e qui lei vivrà gli anni più felici della sua vita, perché poteva stare sempre in mezzo ai cavalli, ai cani, e non solo, ma anche ha formata praticamente un gruppetto di ragazze che andavano a terrorizzare chiunque nella Fortezza Rossa, quindi insomma ognuno ha i suoi hobby. Comunque appunto c'è sta cosa che da che odiava i cani, odiava i cavalli, improvvisamente li ama, raga, e ancora io sono sicura che queste sono state cambiate, perché se no, non lo so, sono alla pari del caso della picconata in testa del povero Phineas Gage, che una volta guarito ha cambiato completamente la personalità, se no non si spiega. In ogni caso, Jerys sapeva dov'era Erea, e quando nel 51 Rhaena, cioè la madre di Erea, si ripresentò a corte per richiedere al re di essere ricongiunta con sua figlia e di avere Dragonstone come castello, il re fu ben lieto di
garantirglielo, insomma, quindi non c'era nessun problema. Fece ricongiungere madre e figlia che partirono per Dragonstone, ma questa, diciamo, fu una scelta infelicissima per quanto riguarda Erea. Dovete sapere che Erea amava alla follia King's Landing, non solo perché appunto poteva lì avere a che fare con i suoi cagnolini, i suoi cavallini ed essere il leader del gruppo delle sue amichette, oppure non so, probabilmente l'associazione a delinquere che andava a terrorizzare la Fortezza Rossa, ma anche e soprattutto perché lei, in quanto erede a King's Landing, veniva molto considerata, cioè tutti le prestavano attenzione, tutti le davano retta e questa cosa lei la adorava praticamente. E invece a Dragonstone non era così, perché intanto non aveva persone della sua età con cui relazionarsi. Non le piaceva il posto, era buio, era scuro e soprattutto nessuno le dava attenzione. Questo la portò a diventare, raga, veramente una bestia all'interno di Dragonstone, cioè era diventata il tormento dei maestri, delle sette, ma anche non faceva quello che era richiesto lei, saltava i pasti, saltava le lezioni e poi cominciò anche a insultare a stecca tutti i lord della corte della madre e usava nomi molto graziosi, Ser Stupid. Quindi Ser Stupido, Lady Farsalot, Lady che le sgancia un bel po', e Lord Pigface, cioè Lord Faccia di Maiale. Era diventata una piaga sta ragazzina. Mi sa che a sto punto tutti rimpiangono il carattere dimesso che aveva prima della visita ad Old Town, però ormai è andata così. Neanche la madre però, non pensate che anche la... Io mi devo sta ferma con questi piedi. Allora, pensate però che la madre era salva da questo comportamento della figlia, anzi, cioè praticamente Rena e Erea non avevano assolutamente nessun tipo di rapporto. Cioè, Erea non si ricordava chi fosse Rena, perché erano anni che comunque non la vedevano e cioè comunque Erea è giovane, cioè avrà tipo qua mi pareva 9 anni e Rena da parte sua invece non conosceva affatto sua figlia, non sapeva proprio come relazionarsi a lei. Le aveva anche impedito di fare una cosa che forse l'avrebbe aiutata, cioè relazionarsi con bambini della sua età che però facevano parte del popolo. Quindi non c'erano bambini a Dragonstone, gli unici che c'erano erano dei villaggi del popolo, ma Rena impedì a Erea di farci amicizia. Questo ovviamente fece montare una rabbia all'interno di Erea, sempre più forte, perché diciamo tutti i capisaldi che lei aveva fino a questo momento, sono andati proprio a farsi benedire, cioè sta vivendo completamente tutta un'altra vita. Stressata, sempre più arrabbiata, specie perché la cosa che la preme molto di più rispetto a tutto è il fatto che non ha le stesse attenzioni di King's Landing. Però a un certo punto diciamo che Erea fa amicizia con una lady fedele alla madre, Elissa Farman. Perché queste due a un certo punto legano? Perché entrambe odiavano Dragonstone. E sognavano di andarsene via insieme da quel posto lugubre che non gli apparteneva. Però diciamo che non tutto il male viene per nuocere, perché su Dragonstone c'erano i draghi. E Rena voleva che sua figlia reclamasse un drago. E infatti la portò, diciamo, a farglieli vedere, no? Per incoraggiarla. E questo infatti, diciamo, risvegliò il desiderio di Erea di reclamare poi effettivamente un drago e non vedeva l'ora di avere l'età adatta per reclamarne uno e volare via. Questa parte del fatto, cioè vedere i draghi comunque come una sorta di liberazione perché l'avrebbero portata via da Dragonstone, ovviamente contribuisce a rendere Erea molto affascinata da queste creature. Però diciamo che la rabbia di Erea era destinata a crescere, visto che nel 53, dopo la conquista, Jerys ed Alysanne ebbero una bambina di nome Daenerys. Rhea venne tolta dalla linea di successione perché ora loro hanno una loro erede. E questa cosa qui fece incazzare proprio Erea come se non ci fosse un domani. E non solo, perché nel 54 Elissa Farman se ne va da Dragonstone. E a niente servirono i pianti della bambina per convincerla a rimanere, perché diciamo che la donna rispose candidamente e parafraso: chi te sei in culo? E non solo, perché la Elissa Farman si è pure fregata tre uova che probabilmente rivedremo
nei capitoli di Daenerys, quindi il motivo per cui sono a Pentos è quella. Elissa ladra, complimenti. E Rhea quindi sta crescendo, diventando una bambina che conosce effettivamente solo rabbia. La sua storia è piena di rabbia. E non solo, questa rabbia che ammonta comunque le fa avere anche sempre meno compassione nei confronti del prossimo. Pensate che, che a un certo punto il nuovo marito della madre, che si chiamava Andro Farman, che sarà il fratello di Elissa, a un certo punto ha sbroccato e ha deciso di avvelenare tutte le lady nel castello. E quando la regina Lysen va a Dragonstone per supportare comunque Rhaena, nel momento in cui parla con Rhaena non prova assolutamente niente per queste donne che sono morte. Anzi, l'unico suo problema è lamentarsi del fatto che ora lei non è più l'erede e che Daenerys le ha tolto il suo diritto. Inoltre, non solo, ma la madre le impedì anche di seguire Alysanne a King's Landing. E questo portò a una gigantesca litigata tra Rhaena e Rhaena. E quando appunto Rhaena non poté partire, decise che non avrebbe mai più parlato con la regina, come se fosse colpa sua. Quindi insomma, diciamo che è un diavolo di bambina proprio, a tratti insopportabile, però da un lato mi fa anche tenerezza, perché comunque diciamo che sta bambina da che è nata è stata sballottata di qua e di là, rapita, spostata, poi dopo le fanno 3000 promesse, non gli viene mantenuta manco una. In più poi ha una madre che diciamo non è proprio l'emblema del supporto emotivo, cioè raga, è così che nascono i super cattivi, la strada era quella. Però purtroppo Rhaena non avrà il tempo per trasformarsi in super cattiva, perché da lì a poco morirà. Una notte del 54, dopo la conquista di Aegon, Rhaena esce dal castello di Dragonstone, va dai draghi e reclama Balerion, The Black Dread. Sale su Balerion, si alzano in volo e scompaiono. La madre, Rhaena, subito appena non trova la figlia, pensa che sicuramente si era diretta a King's Landing, visto che lei ama King's Landing. Ma in realtà, quando poi scrive un corvo, cioè manda un corvo per sapere che stava a fa Sofia, le rispondono Newfoundus dis, non è passata di qui, non so di che cosa stai parlando. Allora gli stessi corvi vennero mandati in tutto il regno per sapere se qualcuno avesse visto sta ragazzina che cavalcava la più grossa bestia mai vista sui sette regni. Però anche questo niente. Infatti Rhaena cominciò anche, cioè salì su Dreamfire e cominciò pure lei a cercare personalmente nei sette regni. Non trovandola da nessuna parte, questo portò tutti a pensare che si fosse diretta ad est, quindi verso Essos. Il maestro del conio del concilio di Jaehaerys, che si chiama Rheodraz, un nome proprio da Essos, aveva agganci ad Essos e quindi manda gente a cercare, a ispezionare le terre per trovare sta ragazzina, questo drago. Eppure niente, non si trova da nessuna parte. E Rhaena sparirà per più di un anno, finché intorno dell'anno degli dei 56 ricomparve nel cielo sto gigantesco bestione di nome Balerion, ferito, che portava sopra, attaccata come se non ci fosse un domani, una Rhaena che però era assolutamente irriconoscibile. Le condizioni erano queste, scritte dal Septon Bart su Fire and Blood. Le condizioni della principessa erano praticamente che Rhaena stava praticamente bruciando dall'interno, la sua pelle era rossa, proprio arrossatissima, proprio rossa. Il maestro dice che guardandola sembrava che era stata buttata dentro a una tanica di olio bollente, cioè non c'era più la pelle sulle ossa, e era anche emaciata come se non avesse mangiato mai in questo anno, quindi era proprio secchissima. Ma una cosa si vedeva perfettamente, cioè proprio per le sue condizioni una cosa si vedeva perfettamente: c'erano dei rigonfiamenti dentro di lei e la sua pelle si muoveva praticamente, cioè capito, nel senso c'è una roba dentro che quando si muove tu la vedi passare. Sembrava che queste robe erano vive, perché appunto si contorcevano, si muovevano. Stava soffrendo, poverina, come se non ci fosse un domani, e dicevano che neanche il latte di papavero aiutava questa situazione. Da quello che ho capito, non sono certa, ma dovrebbe essere così, il Septon Bart e
maestro Ghislaine non è che dissero esattamente al re e alla madre di Erea quello che avevano visto. Diciamo, gli dissero che era morta per una febbre. E quello avrebbero detto anche agli altri, insomma. E soprattutto dissero al re e a Rena che la ragazzina non aveva parlato, quindi che non aveva detto niente, quando in realtà lui dice che lei ha parlato e lui spera di scordarsi queste cose perché proprio cioè, l'hanno spaventato talmente tanto che lui non vuole né ripeterle né riascoltarle. Quindi infatti queste parole non ci verranno tramandate, noi non ce le abbiamo. Si sa soltanto che quando è stata tirata Erea via da Balerion, disse una cosa tipo come I never, cioè non, io mai. Però non ha finito la frase e quello che effettivamente disse in questa seduta non si sa. L'unica cosa che si sa è che stava pregando comunque di morire, quindi voleva assolutamente morire. A niente servirono tutti i rimedi che i maestri conoscevano, nulla le dava sollievo. E ogni giorno sembrava che lei diventasse sempre più calda, cioè sembrava che stava cuocendo dall'interno, cioè la pelle stava diventando nera. La pelle cominciava ad aprirsi, tant'è che qui usa tipo anche l'immagine della pancia di maiale quando la cuoci, cioè che si apre ed esce. E cominciava ad uscire anche fumo dalla bocca, dal naso e dagli occhi. Quando si arrivò, diciamo, a questo stadio, già Erea non riusciva, cioè non parlava più praticamente. Si arrivò anche a un punto in cui i suoi occhi. Dice qui dei cooked, quindi si sono cotti praticamente, cioè un'immagine veramente terribile. E sono tipo esplosi, cioè una cosa veramente allucinante. Il Septon Bart dice che, cioè, lui non avrebbe, cioè, pensava che non avrebbe mai visto una cosa più brutta di questa, ma si sbagliava perché loro, diciamo, in un finale tentativo di dare sollievo a sta poretta, praticamente l'hanno presa. E messa dentro una vasca di ghiaccio, perché visto che stava appunto cuocendo dall'interno, allora almeno magari dava qualche sollievo. E però lo shock termico praticamente uccise Rhea sul colpo, ma non uccise le creaturine che sembravano stare dentro al suo corpo, perché infatti questi affari praticamente cominciarono a uscire da Rhea e ci vengono descritti come mostri, cioè vermi con le facce, ma che hanno anche delle zampe. Sì, dice dei vermi con le facce, serpenti con le mani, cioè una cosa veramente assurda, che cominciarono a uscirle dalla pelle praticamente, quindi cominciarono a dimenarsi finché finalmente non sono usciti. Uscirono, diciamo, di diverse misure, perché c'era quello piccolino, tipo come dice il Septon come tipo il mio dito, ma ne uscì anche uno lungo come il mio braccio e facevano un rumore che lui non descrive bene, cioè non ci dice com'era questo rumore, ma dice tipo Dio il guerriero abbia pietà di me, m'aiuti, perché il rumore che fecero, cioè proprio l'urlo che fecero fu terrificante, mi sembra di capire. Però queste bestie morirono a un certo punto, cioè appena uscirono e toccarono il ghiaccio, morirono. Quindi, infatti, dice meno male che, cioè, che esiste il ghiaccio che li ha tenuti fermi, perché se no, cioè, io non so che cos'era sta roba. Quindi, insomma, cioè, veramente una fine allucinante che fecero passare per quanto riguarda appunto il popolo, la poretta insomma è morta di una febbre, ma non volevano far passare tutto, cioè tutta questa cosa terrificante che loro hanno visto. Poi il Septon Bart in un altro scritto si focalizza sul capire, cioè dove cazzo è andata sta ragazzina, cioè in realtà. Lui fa un altro tipo di discorso perché dopo un anno che era morta Erea, comunque continuavano a chiedersi che era successo, dove era andata sta ragazzina, com'è tornata indietro. Ma secondo invece Septon Bart, la domanda che uno si dovrebbe fare non è tanto dove è andata Erea, ma dove l'ha portata Balerion. Perché ovviamente nel momento in cui tutti quanti, cioè in cui era scomparsa sta ragazzina,
tutti pensavano, che ne so, voleva scappare dalla madre, se voleva fare un'altra vita, voleva andare a King's Landing, e invece questa ha tirato dritto, cioè, però diciamo che Rhea non aveva assolutamente nessun motivo per andare al di là del mare stretto, cioè, niente di quello infatti che vi ho raccontato porta Rhea ad avere un interesse per Essos. O anche soltanto per Valyria, cioè a lei piaceva King's Landing, lei voleva stare a King's Landing. Infatti la domanda è dove l'ha portata Balerion? Perché come dice lui, Septon Barth, dice qualsiasi piano avevano lei e Balerion, non importa, perché è un conto salire su un drago e un altro piegarlo alla tua volontà, soprattutto quando si tratta di una bestia così potente come la Black Dread. Quindi, secondo Septon Barth, il punto è che Erea può essere anche salita su Balerion, ma non è detto che abbia soggiogato Balerion, cioè non è detto che abbia legato con Balerion. E quindi lui qui la domanda, giustamente, secondo me, io sono d'accordo con lui, che si fa è perché tutti continuiamo a chiederci dove è andata lei? Più che altro la domanda è dove l'ha portata lui. Anche perché Balerion, appunto, è l'unico drago che viene da Essos. Perché quando sono scappati i Targaryen, dopo il sogno profetico di Dennis the Dreamer, loro praticamente sono scappati con cinque draghi. Uno di questi cinque era Balerion, che è poi è stato l'unico che era sopravvissuto. Meraxes e Vhagar, che è vero per quello che sappiamo noi sono i più antichi, però sono nati su Dragonstone. Quindi questo, cioè, ha senso in realtà che Balerion sia tornato a Essos, a Valyria, però non ha senso quello che è successo a Erea. E quindi Septon Barth è convinto che Erea sia stata portata da Balerion a Valyria. Perché comunque, cioè, di Valyria non si sa niente, l'unica creatura che conosceva Valyria che era a Westeros era proprio Balerion. E Valyria comunque è un posto che pure al Septon Barth fa molta paura e dice: io mi posso solo immaginare quanto sta ragazzina abbia avuto paura al pensiero di essere attaccata a sta bestia che non gli stava a dare retta e la stava a portare chissà dove. Valyria è un posto strano, infatti ci dice è un posto comunque che non ha a che fare solo con i Dragon Riders, cioè non è solo gente che cavalca i draghi, ma sono anche maghi, sorceress, proprio sì, diciamo il mago, diciamo mago, sono proprio dei maghi che però praticano pratiche strane, cioè con le ombre. Magia del sangue, proprio c'è, cioè, la magia quella nera, la magia malvagia. Infatti, insomma, dice anche che usavano questa magia Valyria per creare proprio bestie nuove che poi potevano soggiogare al loro potere. Infatti, diciamo che Septon Barth scriverà anche un trattato che si chiama Dragons, Worms and Wyverns, Their Unnatural History, nel quale appunto parla della creazione dei draghi. Secondo lui, appunto, sono proprio stati creati dalle viverne tramite la magia nera, la magia oscura, e che appunto ci sia qualche motivo per cui, insomma, oscuro, per cui a Valyria erano riusciti a governare queste bestie. Però questo libro qui fu bruciato a un certo punto, quindi non so se ce l'abbiamo ormai da qualche parte, se c'è una copia forse è Old Town, ma per quanto ne sappiamo sono stati bruciati tutti. Quindi diciamo che questa storia qui io l'ho trovata veramente molto, molto inquietante, nel senso i draghi sono ancora tuttora nel mondo di A Song of Ice and Fire delle creature di cui sappiamo spaventosamente poco per quanto mi riguarda, e vengono da un paese, cioè Valyria, di cui sappiamo ancora meno. Nessuno che noi conosciamo è mai stato a Valyria, non abbiamo proprio scritti, manoscritti, cose di questo genere di Valyria. E spaventa tutti andare a Valyria. Tant'è che infatti pensate che dopo tutta questa faccenda qua, con Balerion che aveva acchiappato Erea e l'ha portata dall'altra parte del mondo e l'ha fatta tornare in queste condizioni, si crearono ora le Dragon Pit.
a King's Landing, così da poterci chiudere i draghi e fare in modo che sta cosa non succedesse mai più. Infatti, Balerion fu il primo drago dei Targaryen a essere rinchiuso dentro alle Dragon Pit. Piano piano cominciarono a inserire anche gli altri. Non solo questo, ma da questo momento in poi i viaggi a Valyria erano severamente proibiti a tutti coloro che vivono a Westeros, pena la morte. Quindi diciamo che questa storia di Erea è stata molto, diciamo, da un certo punto di vista è stata insabbiata, perché loro avranno sicuramente detto qualcosa al re che, come appunto come risposta, ha fatto creare le Dragon Pit, ha deciso che nessuno poteva più andare a Valyria fino alla morte. In più, diciamo che i manoscritti che vengono scritti sulle ricerche fatte sui draghi vengono bruciati. Io sono molto curiosa di capire cosa è successo, perché quello che è successo a Erea, non so se prenderla come una nascita di draghi o di qualche creatura di questo genere, perché, cioè, queste creature erano comunque dei vermi, dei serpenti, quindi dei rettili, però con le braccia, quindi mi sembrano molto più tipo dei draghi. Proprio anche il fatto che comunque cuocevano cioè, lei è morta bruciata dall'interno, e mi chiedo, chissà, cioè, chissà dove l'ha portata. Sicuramente io penso che l'ha portata a Valyria, se non è Valyria a Scià delle Ombre, tanto siamo lì intorno. Diciamo che secondo me questa storia qui di Erea porta tantissimi, cioè ci può far speculare tantissimo, perché insomma io, da quello che posso aver capito, essendo creature nate dal fuoco, dal calore, che muoiono con il ghiaccio, sicuramente non è che hanno a che fare proprio con gli estranei, quindi questa cosa qui la escludo, cioè escludo questa parte della storia. L'unica cosa che mi viene in mente come un rettile con le zampe che esce dal calore sono appunto i draghi. La cosa che è spaventosa è che appunto, cioè, sono nati a discapito della vita di una ragazzina, che non voglio pensare a come ci sono stati infilati dentro. E poi pure un'altra cosa, perché Balerion ha acchiappato, l'ha presa e l'ha portata via? Poi anche lui comunque era mezzo ferito, cioè non si è capita e non si capirà mai, cioè nel senso, ad oggi non si sa. Però appunto, proprio oggi che sto registrando questo video, George Martin sul suo blog, nota blog, ha proprio fatto un discorso sui draghi, molto interessante. Se magari vi metto il link qui, così se non l'avete letto, lo potete leggere, dove appunto parla di come sono fatti i draghi, perché ha deciso di crearli in questa maniera qui, il patto narrativo che è importante. Non è che, cioè, nei mondi di fantasia tu, anche se puoi creare le tue leggi, le tue creature, comunque una volta che le hai create devi comunque sostenere e rispettare il patto narrativo. Questo è importante, quindi anche il modo in cui sono fatti proprio i draghi, è rilevante. Quindi insomma ve lo metto qua sotto. E lui appunto diceva che adesso tante cose non sappiamo dei draghi, ossia perché legano con determinate persone, no, neanche perché legano con persone, perché non legano solo con i tizi di Valyria. Aspetta che... Niente, perché non mi ha finito di registrare il video. In ogni caso, ecco, cioè, comunque in questo post tratta temi molto interessanti, tra cui appunto che non è una prerogativa delle persone di Valyria avere il drago, perché in realtà, essendo il drago una creatura sedentaria, in realtà se, non lo so, erano nati a Casterly Rock, probabilmente ora avremmo i Lannister sui draghi. Quindi in realtà ha tirato fuori molte molte cose interessanti, tra cui anche che non si sa molto dei draghi, e che però il caro Bart a quanto pare ci è andato vicino. Quindi è molto probabilmente tutto ciò che aveva scritto sul suo trattato Dragons, Whims and Weavers, Their Natural History, molto probabilmente era corretto, se non tutto, qualche informazione sì. In ogni caso, ecco, la mia
La mia più grande preoccupazione, che è quello che non mi fa mai fidare dei draghi o di acciai, di tutto ciò che riguarda insomma questo fuoco, queste ombre, questo buio. Con la storia di Erea, diciamo che non mi sono sentita più tranquilla, onestamente. Quindi sono molto curiosa di vedere effettivamente come andrà avanti la storia, perché io appunto anche avevo un ricordo un po' falsato dell'ultimo capitolo di Daenerys, quindi l'ho riletto proprio per fare il video questo qui, perché stavo per dare informazione sbagliata, ma invece io mi ricordavo l'ultimo capitolo di Daenerys molto più tranquillo rispetto a quello che in realtà è, cioè lei mi ha spaventato tantissimo, mi ha spaventato molto la sua condizione mentale. Quanto mi ha spaventato anche il suo finale del primo libro, cioè proprio, non lo so, Daenerys non è proprio un personaggio che a me calma da quel punto di vista, mi sembra che sta prendendo un po' una piega, un po' discutibile, però questo diciamo è il topic di altri video che sto preparando, quindi li vedrete, spero presto, e ne parleremo poi. In ogni caso, ecco, voglio veramente sapere voi che cosa pensate della storia di Erea, che appunto vibe vi dà, quali teorie magari avete, mi raccomando scrivetela, questo è uno dei quesiti che mi interessa di più, la nascita dei draghi e Valyria, quindi non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensate voi. In ogni caso io vi ringrazio veramente tantissimo per tutti gli iscritti, per i 500 iscritti ci siamo arrivati, ad oggi siamo a 535, io sono troppo contenta, veramente vi ringrazio tantissimo. Come ho detto all'inizio del video, è un piacere per me condividere con voi questa passione che io ho per A Song of Ice and Fire e di poterne discutere insieme. Quindi io vi aspetto la prossima settimana, che tornerò con il mio recapino del finale della stagione di House of the Dragon. È vero, non ho fatto tutte le altre reaction, ma perché a un certo punto mi sono incazzata e quindi ho detto preferisco farne uno dove parlo di tutte le incazzature che io ho. Non siamo ancora al livello del perché odio, perché ancora siamo alla seconda serie, House of the Dragon non è finita, ci sono altre stagioni da vedere, quindi do ancora il beneficio del dubbio, ma ci sono state delle cose che mi hanno dato molto fastidio, ma non solo da un punto di vista di lettrice del libro, ma proprio di narrazione di una serie. Quindi ne parlerò appunto nel commento finale, che arriverà la prossima settimana. Intanto avete anche un piccolo sneak peek del nuovo acquisto del set. E niente, quindi io vi ringrazio tantissimo ancora e vi mando un bacione. Come al solito è stato un piacere. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di A Game of Talks. Ciao!